interessante è che cinque fondatori di cinque paesi diversi, Belgio, Olanda, Spagna, Italia, forse non erano italiani, avevano, senza conoscersi, già registrato Fairbnb, proprio perché piaceva il concetto di Fair in relazione a, a, in risposta a, e noi abbiamo, noi siamo presenti in, anche in Canada, dove un'associazione che fa advocacy, quindi tutela dei diritti in ambito non di proprietari, ma degli inquilini, si chiamava già Fairbnb ed è entrata con noi. Però noi siamo consci dell'evoluzione di questa cosa, infatti abbiamo da poco online una piattaforma di esperienze che si chiama Fair App, e quello diventerà in prospettiva la nostra denominazione, cioè è la fairness, il fatto di essere fair, di essere sostenibili e reali, che andrà al centro del, del progetto. Però all'inizio hanno pensato Fairbnb e io sono avvocato, quindi se, se lo dici a me dico subito c'è il pericolo dell'assonanza, però appunto per portarmi a una fetta di mercato.